Pensiamo che l'istituzione di una flat tax, quindi di una cedolare secca, per quanto riguarda le locazioni a uso diverso dall'abitativo, quindi negozi, uffici e capannoni, possa in maniera fattiva e concreta far riprendere un segmento che ha sofferto molto molto di più rispetto al residenziale, rispetto all'abitativo, e non solo, ma anche andare a contrastare quel fenomeno purtroppo che caratterizza un po' tutte le nostre città, che è la desertificazione dei centri storici, e quindi riuscire a combinare entrambe le cose, quindi far sapere al proprietario di questi immobili di negozi, uffici e capannoni che pagando un'aliquota definita, il 21% in questo caso, ha una redditività certa, e quindi riportarle ad investire anche nel terziario. Non pensiamo che questo provvedimento consenta di far ripartire, diciamo, e rilanciare l'intera economia del mercato immobiliare. Pensiamo però che sia un segnale per il nostro settore, che in questi anni ha sofferto tanto, quindi un segnale appunto di fiducia, perché poi per invogliare le persone a investire ci vuole tanta tanta fiducia, e questo può essere un segnale che va in quella direzione.